cavallo è un erbivoro monogastrico. Questo vuol dire che ha uno stomaco molto piccolo, contiene intorno ai 15 litri, e un intestino invece lunghissimo. L'intestino di un cavallo di 500 kg, quindi una taglia media, arriva più o meno a 30 metri. Di conseguenza, se consideriamo il fatto che il cavallo è nato per mangiare intorno a 20 ore al giorno, brucare l'erba, mangiare e digerirla e dormirne intorno alle 4, consideriamo il fatto che l'alimentazione nel cavallo è fondamentale. Perché abbiamo un po' stravolto il suo modo di vivere. Lui fa dei pasti razionati, di mangimi, di alimenti completamente diversi rispetto a quello che mangerebbe in natura. Ci sono delle regole fondamentali per garantire una buona alimentazione del cavallo. Il fieno è la base dell'alimentazione di qualsiasi cavallo. Un cavallo mangia attorno al 2,5% del proprio peso vivo, tra concentrati e fieno. Il fieno riveste la gran parte. Un cavallo di taglia media mangia attorno agli 8-10 kg di fieno al giorno. Il fieno deve essere un fieno di ottima qualità, quindi di solito si parla di un primo taglio. Il fieno deve avere delle corrette proporzioni tra cellulosa, proteine e fibra. E soprattutto deve essere indicato per il tipo di cavallo. Oltre alla qualità e alla digeribilità del fieno, è importante anche la conservazione. Il fieno deve essere correttamente conservato, non deve essere bagnato, non deve assolutamente presentare muffe e deve presentare pochissima polvere. Questo perché il cavallo è molto sensibile alle muffe e alle polveri, può sviluppare delle allergie e delle coliche. Un consiglio importante: il fieno andrebbe dato almeno 3 volte al giorno, quindi suddiviso in 3 o idealmente anche 4 pasti al giorno, e viene dato sempre prima del mangime. Questo è perché il mangime tende ad essere più acido e il fieno più basico e quindi per un corretto equilibrio del pH dello stomaco e dell'intestino è bene dare prima il fieno almeno mezz'ora rispetto al concentrato. Roberta, grazie. Un applauso per iniziare questa serata a rompere il ghiaccio, perché andremo tra qualche istante a premiare la stagione agonistica 2016. Al mio fianco Roberta Zorzi. Che coraggio. Girati, fatti vedere come sei bella stasera. Grazie, Carlo. E siamo pronti ad iniziare una serata speciale dove i protagonisti sono i cavalieri, le amazzoni e i migliori appunto atleti del Veneto, della regione Veneto, questa sera a Villa Bonin qui a Vicenza. Che cosa accadrà adesso, cara Roberta? Sarà tutta una sorpresa, tutta la serata sarà tutta così con uno spettacolo dietro l'altro. Musica, video, ospiti, cavalieri, premi, gli Oscar della stagione 2016 che vi aspettano, ma adesso posizionatevi perché i vostri occhi devono essere diretti verso il LED wall gigante. Sta per partire un video. Inizia la prima sorpresa. Buona visione. Buona serata a tutti. Thank you.
splendida serata andiamo a conoscere la nuova squadra di questo quadriennio. Quindi stanno per fare il loro ingresso qui sul palco i consiglieri del nuovo quadriennio della Fise Veneto. E saluta tutta la squadra dei suoi consiglieri, ma la squadra non è finita qui, perché il comitato Fise Veneto non vuol dire naturalmente i consiglieri, non vuol dire presidente, ma vuol dire anche gli addetti ai lavori, vero Clara? E quindi siamo ad invitare sul palco Beatrice Altissimo, Mara Sabbion e Roberta Zorzi. Attenzione, in arrivo loro, segretarie del comitato regionale Fise Veneto, e subito direi che la serata inizia con la consegna dei primi premi di coloro che riceveranno proprio dalle mani del presidente Clara Campese. Gli diamo una mano, attenzione perché abbiamo già distrutto la scaletta questa sera, ma va bene così. Ed ecco così, nelle mani di Beatrice Altissimo, di Mara Sabbion e di Roberta Zorzi, queste splendide piante, e il grazie a loro di tutto quello che fanno per il comitato, di tutto quello che fanno per tutti voi quando sono a disposizione del comitato. Allora, scusate, ogni tanto qualche improvvisazione. È doveroso da parte mia, a nome di tutto il Consiglio, veramente condividere con voi dal cuore un ringraziamento, ma profondo, per tutto quello che queste ragazze fanno, perché io e il Consiglio da soli, senza la competenza, la passione, la generosità di queste persone, credetemi che sono dietro le quinte, ma in realtà stanno davanti. Non potremo fare nulla veramente senza di loro, quindi il nostro più sentito ringraziamento. Grazie davvero, grazie al Consiglio, grazie alle ragazze. Roberta, te naturalmente torni qui con me, perché stasera devi anche seguire Carlo in tutto quello che dovrà fare. Pensavo di andare adesso, no. Visto che la Presidente mi ha ringraziato, salutavo tutti. Allora, torna qui con noi, e adesso, cara Presidente, qui al mio fianco è arrivato il momento di lasciare la parola al presidente del comitato regionale Fise Veneto, Clara Campese. Ovviamente sono onoratissima, sono molto felice, anzi sono
piena di entusiasmo, intanto perché vedo che siete numerosi e questa mi fa molto molto piacere, perché la risposta che voi state dando alla regione, non a me, non al consiglio soltanto, ma alla regione, è notevole e lo dimostra appunto la vostra partecipazione. Un ringraziamento va assolutamente alla mia squadra che mi sta aiutando moltissimo. Un ringraziamento va agli ospiti, ce ne sono alcuni ospiti che poi presenteremo che vengono anche da lontano e io a nome del consiglio ringrazio veramente calorosamente. Due parole, non vi rubo tempo perché qua lo stomachino si fa sentire. E dico questo, siamo un gruppo che, cioè vorrei che fossimo un gruppo unito, che lavora in sinergia, che collabora, che ha anche il coraggio e la coerenza di dire e di esprimere le proprie idee, anche se a volte sono divergenti, ma bisogna avere il coraggio di dire le cose. Il nostro comitato accoglierà sempre molto volentieri ed analizzerà, saprà ascoltare le vostre richieste, anche le vostre critiche, io lo dico sempre, però il motore propulsore della crescita della nostra regione siamo tutti noi insieme, non siamo noi. Siamo tutti noi insieme. Quindi questo è un appello che faccio veramente a sentirvi parte integrante con tutta la responsabilità che abbiamo insieme per far crescere questa regione, che sono certa sia condivisibile, è una grandissima e straordinaria regione. Grazie ancora a tutti, di cuore. Grazie Presidente, quindi un altro applauso al Consiglio che ci lascia per trascorrere questa serata, ma li rivedremo ritornare sul palco per premiare i nostri atleti. Rimane con noi Clara, che è doveroso a questo punto invitare con noi, Clara, i tuoi ospiti di questa sera. Quindi abbiamo l'onore di avere con noi il nostro presidentissimo della Federazione Italiana Sport Equestri, l'avvocato Marco Di Paola, che invitiamo qui con noi. Insieme all'avvocato Di Paola, il segretario generale della Federazione Italiana Sport Equestri, il dottor Simone Perillo, e il presidente del CONI della Regione Veneto, il ragionier Gianfranco Bardelle. Eccolo qua. Benvenuto all'avvocato Marco Di Paola. Ecco qua gli ospiti che ci hanno raggiunto questa sera. Clara. Come dicevo, ecco alcuni degli ospiti che stasera ci hanno onorato della loro presenza. Il presidente ovviamente della FISE, Marco Di Paola, che io ringrazio personalmente per essere qui. E vi dirò di più. Clara, io ho visto pure il presidente Orlandi. Penso sarebbe carino che stesse qua con noi. Sì, avevamo poi tutta una scaletta e quindi il presidente Orlandi, grazie del tuo invito. Chiameremo poi anche lui e ci sarà anche poi una sorpresa, non preoccuparti, vedrai. Comunque grazie del gesto. Quindi lascerei la parola al Presidente, l'Avvocato Marco Di Paola. Grazie. Partecipare a queste manifestazioni è sempre un grande piacere perché è un termometro importantissimo della temperatura del nostro settore. Vedere tutti questi giovani, questi genitori soprattutto che noi ringraziamo, che ci consentono di fare lo sport, è una cosa importantissima. In queste occasioni io partecipo con molto piacere perché è l'occasione per dire grazie. È l'occasione per dire grazie a tutti i genitori che sostengono questo movimento sportivo giovanile. È il momento per dire grazie agli istruttori che hanno fatto di una passione una professione e continuano a fare questa professione con lo spirito della passione. È l'occasione per dire pure grazie a tutti i presidenti di circolo che sono impegnati a consentirci di fare lo sport e fare questo sport che noi amiamo con questo compagno meraviglioso che è il cavallo. È pure l'occasione per capire come è sano il nostro mondo. Questo mondo è governato da una passione importante e devo dire che voi siete pure fortunati perché avete un presidente e un consiglio animato da ottimi intenti. Clara, devo dire,
è un presidente che si sta impegnando e sta mettendo tantissima passione nell'organizzare lo sport. Noi sapete che siamo tutti volontari, siamo tutte persone che facciamo questo sport, questa attività di rappresentanza a titolo onorifico, e quindi anche a noi ci guida questa passione. Devo dire, Clara è veramente molto attiva, spessissimo mi chiama, cerca sempre di stimolare lo sport. Avete la fortuna di avere un consigliere che è Vincenzo Gigli, che è un consigliere nazionale che ha sempre nel cuore la vostra regione, il Veneto. Quindi io credo che nei prossimi anni si potranno fare tante cose importanti, però questa è la festa vostra, è la festa di questi ragazzi, è la festa di tutti questi campioni che noi stiamo allevando, e quindi vorrei lasciare lo spazio a chi la merita e ringraziarvi ancora per tutto quello che fate per il nostro sport. Buonasera a tutti. Io ho accolto volentieri l'ordine perentorio che ho avuto dalla vostra Presidente di essere qui con voi stasera e di non mancare. Anche se è stata una giornata molto impegnativa per il Presidente del CONI Veneto, perché abbiamo fatto un incontro in Regione oggi pomeriggio e abbiamo ottenuto che anche la nostra Regione da settembre partirà col censimento degli impianti sportivi, organizzato e finanziato dal CONI nazionale, dalla CONI Servizi nazionale. Quindi anche noi, finalmente, la nostra regione avrà un aggiornamento di un censimento che era fermo al 2003. Perché voglio dire questo? Perché voi fate parte di una grande squadra dello sport Veneto, e vi rubo due minuti perché bisogna dirlo in queste occasioni. Voi fate parte della grande squadra dello sport di una regione come il Veneto, che l'Istat nel 2016 ha messo al secondo posto dietro la Lombardia, che alle Olimpiadi ha mandato 35 atleti su 302, vuol dire oltre il 10%, che ha 12.000 società sportive, che ha 147.000 iscritti alle federazioni e 400.000 volontari su 5 milioni di abitanti. Credo che sono numeri impressionanti. Dobbiamo essere orgogliosi, e quindi io oggi, in sede della regionale, ho detto che il Veneto si merita un posto molto importante, anche perché noi portiamo come come sport, e lo sappiamo anche a livello nazionale, turismo, e la nostra regione, voi portate tantissimo turismo sportivo, riempite alberghi, ristoranti, bar, fate manifestazioni, fate girare la macchina dell'economia, perché molte attività della nostra regione producono materiale per lo sport e poi fanno crescere i nostri ragazzi, se fanno sport, in piena salute e consumano meno cose che io toglierei dalle mani dei nostri ragazzi, e li farei andare a cavallo, li farei giocare a tennis e li faccio giocare a pallavolo. Quindi voi fate parte di questa grande squadra. Io quindi oggi voglio dirvi con grande orgoglio e anche con grande passione grazie per tutti quelli che lavorano per questo progetto, e pretendiamo da tutte le istituzioni, sia scolastiche, sia imprenditoriali, sia istituzionali, che lo sport è una materia che deve essere rispettata al massimo livello, e solo facendo una grande squadra avremo questa grande soddisfazione. Io voglio ringraziare i dirigenti nazionali che ci danno una mano, perché lo sport deve essere amato ma deve essere anche rispettato. Non si può solo festeggiare alle Olimpiadi, ma si festeggia 360 giorni all'anno. Grazie a tutti. Io solo veramente due parole per non rubare tempo e spazio agli atleti, per dire che sono molto contento di essere qui con voi stasera, fare i complimenti al Presidente Campese per l'eccellente organizzazione. Mi ha colpito, oggi sono venuto prima a Padova per conoscere gli uffici, un'eccellente organizzazione degli uffici, e il fatto di aver premiato come prima premiazione proprio le persone che lavorano, che rendono possibile tutto questo, è stato veramente un gran bel gesto, complimenti. E quindi non dico altro, godetevi la serata. Allora,
Presidente Clara, vogliamo, ci sono dei premi da consegnare ai nostri ospiti. Ecco qua, per il Presidente, l'Avvocato Marco Di Paola. Un sincero augurio per la tua dirigenza affinché possa far crescere la qualità e la quantità il nostro amato sport con stima, Comitato Veneto. Grazie. Il segretario generale, il dottor Simone Perillo. Ecco qua anche per lui il ricordo di questa serata. E il ragioniere Gianfranco Bardelle, presidente appunto del CONI Regione Veneto. Ecco qua la consegna di questo splendido ricordo. La coccarda con i colori del Veneto, i nostri ospiti rimangono qui con noi perché è arrivato il momento, cara Roberta, di premiare. Siamo pronti. Siamo pronti a chiamare e a riunire qui di fronte a noi sul palco gli atleti che hanno partecipato ai campionati d'Europa e campionati del mondo. Quindi è arrivato il momento di invitare qui vicino a noi Jasmine Lunardon, Ray Lunardon, Carlotta Maset, Andri Dorigo, Elena Maggiolo, Riccardo Faccia, Valentina Remold, Mia Zamperetti, Nina Teresa Zennaro, Camilla Coppini, Filippo Facini, Davide Zanella, Claudia Patterson, internazionale naturalmente, come campionati d'Europa e campionati del mondo e coppe del mondo. Iniziamo da Jasmine Lunardon, che ha partecipato al campionato europeo Children Junior e Young Rider. In quale categoria, Roberta? Categoria Pony Singoli Junior. Jasmine è con noi, eccola qua. Assieme a lei il fratello Ray Lunardon. Anche Ray Lunardon nel campionato europeo Children Junior Young Rider nella categoria Pony. Ed arriviamo a parlare, stiamo parlando della disciplina degli attacchi. Disciplina degli attacchi anche per Giulio Tronca. Per Giulio Tronca. Che ha partecipato al mondiale paradriving, al campionato italiano combinata attacchi paralimpici primo grado e al campionato italiano completo primo grado singoli. Stiamo parlando di una medaglia d'oro e di una medaglia di bronzo a un campionato così importante nella disciplina degli attacchi da parte di Giulio Tronca. Arriviamo invece al campionato del mondo di Mountain Games. Le discipline sono tante, qui durante questa serata le conosceremo tutte. E stiamo parlando di Carlotta Maset, Andri Dorigo, Elena Maggiolo, Riccardo Faccia. Loro hanno preso parte al campionato del mondo Mountain Games, dove Elena Maggiolo tra l'altro ha raggiunto la medaglia d'oro a squadre. Il campionato d'Italia, anche lì medaglia d'oro a club, Pony Club Elite. E Riccardo Faccia ha raggiunto la medaglia di bronzo nel campionato d'Europa Mountain Games a squadre. Anche Riccardo,
Eccoli qua tutti insieme. Ma adesso, come abbiamo detto, siamo forti in tutte le discipline, dunque proseguiamo con il dressage. Valentina Remold e Mia Zamperetti, Nina Zennaro. Valentina, Mia e Nina ricevono l'Oscar per le splendide performance ottenute per loro nel campionato d'Europa, il campionato d'Italia, che riguarda il settore, la disciplina del dressage, dove hanno vinto medaglie d'oro importanti nei freestyle, nella parte tecnica e nella parte pony del settore dedicato appunto a questa disciplina. Parliamo dell'endurance, dove troviamo Camilla Coppini, dove lei ha ottenuto la medaglia d'argento nel campionato d'Europa Junior e Young Rider. La disciplina del volteggio, dove troviamo Davide Zanella, Filippo Faccini, Claudia Peterson, Giulia Marchesan, Anna Cavallaro, Nelson Vidoni. Sentite, ricordo naturalmente i giovanissimi Davide Zanella, Filippo Faccini, Claudia Peterson, Longer, Giulia Marchesan. Ma dobbiamo ricordare naturalmente le splendide performance di Anna Cavallaro, che raggiunge un risultato importante con una stagione direi strepitosa, che certo, l'ha vista raggiungere un bronzo nel mondiale, seguita appunto dal suo longer Nelson Vidoni. E qui, signori, li abbiamo proprio tutti insieme, insieme alla nostra musica che torna di sottofondo per questa serata. Sono gli atleti, questi della Regione Veneto, per i campionati d'Europa, i campionati del mondo e coppe del mondo qui con noi questa sera. Ancora un applauso per loro, e come ben sai tu, Carlo, comunque oltre a loro noi ne abbiamo tanti altri che sono sempre lì sul pezzo. Grazie, grazie davvero a tutti. Ricevuto il loro Oscar della stagione 2016, ringraziamo i nostri ospiti ed è arrivato il momento, cara Roberta, di invitare gli altri nostri ospiti molto importanti per dare inizio alle premiazioni del club. Invitiamo qui con noi il consigliere responsabile del Dipartimento Club Fise Veneto, Roberta Pacagnelli, il cavaliere Vittorio Orlandi, il presidente del comitato Topolino, e qui sotto le note della Marcia Topolino andiamo ad invitare vicino al palco gli innumerevoli giovanissimi atleti di questa sera. Roberta, vuoi iniziare tu? Vado. Vai. Marilu Biz, Giulia Bodini, Silvia Bordignoni, Francesca Bortolotto, Emma Burastini, eccoli, Alessandra Calore, Alessio Ceredini, Dimitri Ceredini, Andrea D'Agostino, Pietro Dalnegro, Diletta De Agostini, Asia De Pizzo, Chiara De Rosso, Maria Sole Donazzan, Beatrice Faccia, Caterina Fenno, Giovanna Fenzi. Mi hai abbandonato? No, prendi fiato, eh. Non ti ho perso. Turini, ecco qua. Jacopo. Vado avanti, Viola Garrivoli, Sofia Gastaldello, Martina Giugno, Camilla Lana, Francesca Lucchin, Camilla Magnetti, Lucrezia Marazzi, Marianna Martinengo Marché, Diana Merotto, Emma Panarotto, Bianca Pasqualato, Sara Pozzati, Margherita Raisi, Maria Segato, Nicole Signoni, Vittoria Stival, Rudy Strino, Rudy Anna Strino, Sara Trombatore, Giacomo Zocca e il capo equip Davide Acerbi. Aspettiamo un secondo il cavaliere Vittorio Orlandi qui con noi per questa premiazione. Insieme al cavaliere Orlandi invitiamo anche il consigliere responsabile del club, Roberta Pacagnella, che con noi non l'avevo vista, scusi, e Karin Schindele. Karin Schindele con noi, presidente del comitato provinciale Trentino, nostra ospite questa sera. Sono tutti qui,
insieme. Ecco, che ecco qua il cavaliere Orlandi per consegnare gli Oscar ad ognuna di loro. Iniziamo quindi con l'aiuto di Roberta Paccagnella, che insieme al cavaliere Orlandi inizia la consegna di questo splendido premio per la stagione 2016. Cosa sta accadendo, Roberta? Sta accadendo che questa sera siamo in diretta su streaming, grazie ovviamente ai nostri super tecnici di Rai TV, Alessandro e Italo, che ci hanno concesso questa cosa. Dunque tutti i vostri amici anche da casa possono seguire la nostra. Cominciate ad avvertire a casa che se vogliono seguire questa serata lo possono fare collegandosi sulla pagina Facebook e quindi avendo una diretta live di quello che sta accadendo questa sera a Villa Bonin. Ma con i nostri ragazzi che rimangono con i loro Oscar impugnati e ben stretti, il presidente Clara Campese arriverà adesso a consegnare un premio ai nostri ospiti di questa sera. Ecco che salgono qui con noi Carlo, il cavaliere Vittorio Orlandi e Karin Schindler. Presidente del Comitato Provinciale Trentino Karin Schindler. Cavaliere Vittorio Orlandi questa sera qui con noi, nostro ospite, per ricevere il ricordo di questa serata. Un applauso per la consegna. Devo dire una cosa, che siete molto, ma molto fortunati, perché avete un presidente che ha un entusiasmo incredibile e quindi andrà molto lontano e con sé porterà tutta la regione. E io mi auguro che tutti questi proprietari, genitori di tutti questi bambini aiutino molto i loro ragazzi a farsi strada, perché senza di voi non si va da nessuna parte. Quindi cercate di essere vicino al presidente, che vedrete che i vostri ragazzi saranno molto orgogliosi e felici sui podi di tutte le specialità. Tanti auguroni a tutti voi. Grazie davvero. Carlo, dobbiamo sentire anche Karin cosa pensa di questa serata. Cara Karin, la voce di Karin Schindler. Mi cogliete di sorpresa perché è una cosa che non mi aspettavo. Ringrazio Clara per l'invito, confido su una collaborazione fra i comitati per poter crescere, visto che noi siamo in una realtà molto piccola e quindi poterci confrontare con i testati del Veneto sicuramente può essere uno stimolo costruttivo per tutti. Ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Grazie.
grazie, grazie a Karin Schindele, grazie al cavaliere Vittorio Orlandi e grazie ragazzi a tutti voi, potete ritornare a seguire questa serata, iniziare la cena se non mi sbaglio e quindi loro. Andiamo avanti noi con la consegna dei premi. Il reining, invitiamo qui con noi la nostra vicepresidente Lorenza Mel, consigliere responsabile dell'equitazione americana. Insieme a lei il presidente del comitato regionale di Venezia Giulia, Massimo Giacomazzo. Con Bruna Brandalise e Sara Carlesso, anche loro dalle mani dei nostri ospiti del consiglio del comitato. Farglielo dire i titoli che ha conquistato? Tanti, ha un curriculum enorme, forse non si ricorda neanche tu. Vogliamo ricordare i più importanti del suo grande curriculum? No, va bene. Ci garantisce il nostro presidente che ne ha tanti. Complimenti. Complimenti, complimenti da te. Ringraziamento a Clara per questo invito a questa meravigliosa festa. Poi Clara, hai avuto veramente una mente lungimirante perché mi hai chiamato a consegnare gli Oscar proprio alla disciplina che da noi si sta sviluppando di più e che stiamo iniziando a condividere assieme. Dunque, lunga vita. Grazie. Grazie a Clara Campese, è arrivato il momento della disciplina. Però Clara, forse è arrivato il momento, cioè devi stare qui con noi perché abbiamo altri ospiti che dovrai premiare. Quindi la disciplina degli attacchi, Roberta, chi invitiamo? Il nostro segretario consigliere responsabile di questa disciplina,
Stefano come il gruppo dei migliori della stagione 2016 del Comitato Regionale. Riempire lo stomaco e poi ci rivediamo tra pochissimo, grazie, a tra poco, buona continuazione. Sta andando alla grande, dinamica, divertente, musica, ospiti e principalmente Cavalieri ed Amazzoni, che sino a questo momento abbiamo conosciuto raggiungere risultati eccellenti della stagione 2016. Parliamo di attività sportiva, parliamo di attività del Comitato Regionale Fise Veneto, dove non mancano i nostri partner che notate sull'Adwall gigante e i nostri sponsor che ci accompagnano e ci accompagneranno durante tutto il quadriennio olimpico. Vogliamo ricordare, Roberta, chi sono e sono presenti tra l'altro questa sera? Sì, siamo felicissimi di avere qui con noi questa sera la ditta Pariani, con la presenza di Caterina Mutinelli e Beatrice Nicole Feltri. La ditta Galante con Bravi, Veronica bravi, un bel applauso Galante. Ci vuole a chi ci aiuta. Pegus, rappresentato da Massimiliano Agostini Novello. La ditta Giumbo con la signora Marina Danieli. La ditta Zandonà con Daniele Zandonà e Rosella Gallina e Marta Morgan. Oltre a loro, Carlo, come tu ben sai e come i nostri ospiti vedono, ce ne sono molti altri. Li vuoi leggere tu velocemente? Allora, li leggo con l'aiuto dell'Edwall. Con noi c'è l'azienda Animo, l'azienda EPN, la Capitalia, Tucci Stivali, poi l'AS, abbiamo detto Verona Fiere, Villa Bonin, che questa sera ci ha dato la possibilità di usufruire di questa splendida location. E abbiamo detto le selle, ci aiuta il nostro presidente, ci vede benissimo. Bene, Roberta, la nostra Clara è tornata qui con noi, per quale motivo? Perché ora la nostra presidente sarà lieta di avere qui sul palco l'avvocato Francesca Verrecchia e l'avvocato Sara Marchiori.
l'avvocato Sara Marchiori e l'avvocato Francesca Verrecchia sono i due legali, e non solo, perché credo che ne abbiate degli altri, o no? Questi sono gli ufficiali legali che si occupano della parte legale del Comitato Veneto. Questa sera non potevano mancare, e non può mancare questo splendido omaggio floreale che Clara Campese consegna nelle mani dell'avvocato Sara Marchiori e Francesca Verrecchia. Grazie, grazie davvero. Un applauso meritato a coloro che si occupano anche della parte legale. Grazie Clara. Possiamo congedarti per ora. Cosa dici, Carlo? I nostri ospiti avranno finito di assaporare tutte queste buone cose o partiamo, aspettiamo? Andiamo, perché la serata, nel momento in poi in cui il nostro presidente federale tornerà qui sul palco insieme a Clara Campese, si svilupperà e andrà avanti, perché si ballerà per ricordare questa splendida serata. Quindi rimanete con noi, ma andiamo avanti perché parliamo della disciplina del concorso completo, ed invitiamo a salire qui sul palco il consigliere responsabile, il dottor Giuseppe Pozzato, per premiare l'atleta che ha ottenuto i risultati nell'anno 2016, Martina Bazzo. Che salto, Giuseppe, ben arrivato. Ecco arrivare Martina e dalle mani di Giuseppe Pozzato ricevere l'Oscar 2016 del Comitato Regionale Fise Veneto, e un bacio da parte del dottor Pozzato, consigliere responsabile del concorso completo. Allora, la serata prosegue con una, tra l'altro, delle discipline dove la regione del Veneto, possiamo dirlo, è forte, ragazzi. Sai, Clara, cosa ti devo dire? Abbiamo scoperto un nuovo ruolo della Roberta. Secondo me ti stai sbagliando. Dare una mano? Guarda, Giuseppe, che ti porto in giro a presentare. Ah, non la ve la volete tenere voi, eh? Allora, parliamo della disciplina del volteggio, dove andiamo ad invitare, prima di chiamare con noi tutti gli atleti, il consigliere Ilario Atos Caselli, il consigliere federale Vincenzo Gigli, il presidente del Comitato Regionale Campania, il dottor Montrone, Vincenzo Montrone, e l'avvocato Walter Caporizzi, che invitiamo qui con noi. Come abbiamo detto, essendo forti, qui ne abbiamo un bel po' da premiare, Carlo. Allora ecco che invitiamo i nostri ospiti ad accomodarsi qui davanti e iniziamo a chiamare questo lungo elenco. Marika Anselmi, Marta Baldan, Charlotte Benini, Beatrice Callegaro, Fabiano Capovilla, Beatrice Concina, Edoardo Dall'Amico, Virginia Dall'Amico, Maria Rosi De Bellis, Linda Faccini, Lavinia Ferro, Federica Fracas, Gaia Franchetto, Martina Franzoi, Maddalena Gardin, Camilla Giacomel, e ora, Carlo, vai tu. Vado avanti con Rebecca Greggio, Adele Grigio, poi abbiamo Zegagnesh Macino, Tilaie Macino, Ginevra Maiale, Alice Pagotto, Ginevra Placchi, Giulia Pompili, Elisabetta Rossi, Marta Rosson, Sara Rudari, Sofia Rudari, Matilda Rustici, Anna Ruzzon, Pietro Salardi, Giorgia Salardi, Egle Scatolin, Margherita Sonego, Vittoria Sonego,
Eleonora Soreson, Victoria Soreson, Alice Spironelli, Noah Stecca, Nicole Strada, Linda Tacchetto, Anna Tavoso, Chiara Tavoso, Rachele Tozzato, siamo addirittura d'arrivo, Aurora Urro, Elisa Zampieri. Ce l'abbiamo fatta, un grande applauso a tutti loro! Sono tantissimi, giovanissimi atleti della disciplina del punteggio, con tutti i nostri ospiti pronti a premiarli e a consegnare gli Oscar. Iniziamo con i nostri ospiti, parte il dottor Montrone che consegna il premio insieme a Vincenzo Gigli, consigliere federale, e l'avvocato Walter Caporizzi. Poi abbiamo con noi Giuseppe Pozzato, che è rimasto con noi, il consigliere Atos Caselli. Tutti insieme, e li vedete piano piano consegnare gli Oscar della stagione 2016. Se volete partire anche dalla parte opposta di quello che è il gruppo, al cielo. Presidente, dove va? Clara, qua com'è? Cielo, questa è la disciplina del volteggio. E sulle note musicali di questa loro base potrebbero farci un'uscita al trotto tutti assieme. Via! Dai, facciamo un'uscita come fate quando... Eccola là. Stranamente il nostro capitano è sempre pronto. Bravi ragazzi! Trottellare in giro per Villa Bonin, l'aspettiamo qui con noi sul palco. Allora, avvocato Caporizzi, se può tornare qui con noi insieme al dottor Vincenzo Montrone, il dottor Vincenzo Gigli. Clara, però mi è sparito il presidente regionale. Eccola. Allora, l'avvocato Walter Caporizzi riceve dalle mani di Clara Campese la targa con i colori della regione del Veneto e la targa ricordo per la partecipazione a questa serata. Complimenti all'avvocato Caporizzi, che bacia Clara Campese, e insieme a lei la foto di questa serata. Certo, cari amici, una postilla. Walter Caporizzi, l'avvocato Caporizzi, torno indietro un passo. Sapete quando chiedete un piacere a un amico di vecchia data, di solito gli si chiedono dei piaceri enormi. Una volta accadde che ebbi bisogno di una grossa cortesia, poiché mio fratello vive lontano, vive in Puglia, quindi non sempre risponde al telefono quando lo chiamo, chiesi, pur conoscendolo molto poco, una, diciamo, cortesia, però molto, ma molto importante per me, l'avvocato Caporizzi. Ebbene, mi ha colpito così tanto, perché la sua disponibilità è stata così totale,
pur conoscendomi pochissimo, come se fosse un amico di vecchia data, un grandissimo amico, e quindi siccome io credo nell'amicizia, ritengo che sia giusto riconoscere, quindi ti ringrazio tantissimo Walter per quello che facesti a suo tempo. Grazie ancora. Che bello, grazie di queste splendide parole, di questo riconoscimento ad un amico che è diventato un amico poi, certo. E insieme a lui qui con noi il presidente del Comitato Regionale Campania, il dottor Vincenzo Montrone, che anche lui riceve il ricordo di questa serata. E poi abbiamo il consigliere della Federazione Italiana Sport Equestri, Vincenzo Gigli. È di rito ormai questa sera, tocca anche a voi. Grazie, grazie a tutti del fantastico, della fantastica accoglienza che ho avuto. Ho fatto per 2 anni, sono stato un avvocato prestato all'amministrazione della federazione, spero di aver lasciato una federazione che è in rimonta, vedo tanto entusiasmo e sono sicuro che con questa regione, che è una delle di quelle che mi sono più care, la federazione e tutta l'equitazione italiana sicuramente galopperà molto più forte di quanto è stato negli anni passati. Grazie a tutti. Grazie. Dottor Montrone. Ringrazio tutti voi, sono felice di essere qui e voglio subito dire una cosa. Bidoni, ma come fai a tenere tutto questo parco di atleti di volteggio? Complimenti, bravissimi, vi invidio. Vincenzo. Io cosa devo dire? Sono un po' emozionato, ma sono anche contento di far parte di questa grande famiglia veneta. Io non sono veneto di nascita, ma sono veneto di adozione e cercherò di fare il possibile per aiutare questa regione, grazie alla presidente Clara Campese. E così si chiude con questo bel abbraccio a Vincenzo Gigli. Ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo Clara Campese che può tornare a proseguire questa cena, ma non è finita qui perché ci rivediamo tra poco. Parliamo del dressage. Il dressage, Nicoletta Bonomo invitiamo qui, responsabile dressage del Consiglio Federale Veneto. Ok, con noi la signora Nicoletta Bonomo, che aspettiamo, eccola qua. E anche il consigliere Pierluigi De Cesaro, responsabile dell'equitazione paralimpica e riabilitazione equestre. Allora, con noi Nicole Rosolen, Margherita Vianello, Andrea Zanin, Elena Zorzi, Ginevra Ghilardo, Vanessa Ferluga, Giulia Bonifatto, Maria Vittoria Brugnaro, Alessio Corradini, Caterina Flora, Cristina Fochesato, Rachele Sensini, Michele Toldo e Margherita Viviani. Tutti questi nostri atleti, Nicole, Margherita, Andrea, Elena, Ginevra, capitanati dal capo equipe Vanessa Ferluga, hanno fatto la vinto, scusate, fatto ratito, vinto. Non ci siamo. Vai, vai. Hanno partecipato alla Coppa delle Regioni nel 2016 ottenendo la medaglia di bronzo. Eh sì, questo è un bel risultato. E dalle mani di Nicoletta Bonomo e di Pierluigi De Cesaro ricevono gli Oscar dei loro splendidi e straordinari risultati e prestazioni che hanno ottenuto appunto nella stagione 2016. I complimenti da parte di Nicoletta Bonomo e Pierluigi De Cesaro. Attendiamo Mia Zamperetti. Thank you.
gruppo Nicoletta e Pierluigi hanno proseguito le premiazioni anche per Giulia, Maria Vittoria, Alessio, Caterina, Cristina, Rachele, Michele e Margherita, che ci hanno rappresentato per il dressage anche loro con oro, bronzi e quant'altro. Eh sì, devo dire che la stretta di mano è meritatissima, e anche il vostro applauso ancora una volta per la disciplina del dressage e per questi straordinari atleti che nella stagione passata hanno raggiunto risultati esorbitanti, e quindi un augurio anche per questo 2017. Certo. Ringraziamo quindi Nicoletta Bonomo e Pierluigi De Cesaro e tutti voi ragazzi. Andiamo avanti con la prossima disciplina. Bene, parliamo adesso di una disciplina, direi una delle più conosciute, certo, e più praticate: il salto ostacoli. Nicola Rango, Lorenzo Rocca, Giovanni Magaton e Davide Gallo sono i consiglieri responsabili del Dipartimento Salto Ostacoli. E eccoli qua, venite con noi, attenti alla scala. Allora Roberta, partiamo. Siamo pronti, ne abbiamo un po' anche nel salto. Invitiamo qui con noi Luligio Bruno, Marco Della Valle, Elettra Gugole, Umberto Cordioli, Noemi Butcher Fanning e Andrea Tiarca. Insieme a loro Alice e Ulisse, Alessandro Fontana, Beatrice Danieli Grippo, Stella Marchese, Riccardo Linguanti, Gilberto Sebastiani, Rachele Roncon, Francesca Sartorelli, Lorenzo Patrese, Mia Beschi, Caroline Bissinger, Camilla Casellato, Aurora Pellizzaro, Stella Marchese, Antonella Canova e Lorenzo Patrese ancora. Proseguiamo con Luca Frasson e Riccardo Frasson, Sofia Pavan, Daria Accordi, Cristian Andreis, Alessandra Ballerini, Sabina Bianchini, Giulio Carpigiani, Vincenzo Chimirri, Barnaba Pitter, Agnese Tiozzo, Francesca Tommasa De Checchi, Martina Garbin, Tiziana Mesirca, Federica Miotto. Allora, direi che dovete scendere e tornare giù, perché avete un compito lungo, ma non faticoso, perché stringere la mano a questi atleti. Ah, ci ha raggiunto anche il nostro presidente. Allora, direi che Clara, possiamo iniziare quindi a consegnare gli Oscar a tutti loro, i migliori della disciplina del salto ostacoli. Ricordiamo che cosa hanno ottenuto all'incirca. Allora, eh sì, arriviamo, siete tantissimi. La squadra che ha vinto l'argento alla Coppa dei Giovani 2016 a Piazza di Siena, e l'oro nella categoria di stile. Ragazzi, sotto la guida di Andrea Tiarca, il capo equipe. Con lui Luligio Bruno, Marco Della Valle, Elettra Gugole, Umberto Cordioli e Noemi Butcher Fanning. Poi la squadra che ha ottenuto l'argento nel Gran Premio delle Regioni Under 21 di Fiera Cavalli 2016. Alice Ulisse, Alessandro Fontana, Beatrice Grippo, Stella Marchese, Riccardo Linguanti. Sotto la guida di Gilberto Sebastiani. E adesso invece la squadra che ha raggiunto la seconda posizione, l'argento, nella Coppa dei Comitati Pony, naturalmente 2016, sotto la guida di Caroline Bissinger. Rachele Roncon, Francesca Sartorelli, Lorenzo Patrese, Mia Beschi. Andiamo avanti con un'altra squadra. Eh sì, la società Horse and Rider. Con un meraviglioso oro. L'oro ottenuto da Camilla Casellato, Lorenzo Patrese, Aurora Pellizzaro, Stella Marchese. Sotto la direzione di Antonella Canova. Ma
Ma le società che vincono in Veneto non finiscono qui. Sono tante, cara mia. Abbiamo il Centro Equestre della Rosa, rappresentato da Luca Frasson, Riccardo Frasson e Sofia Pavan. La società che ha vinto la finale del campionato Cavalli Giovani. Il Centro Equestre della Rosa. Carlo, non distrarti. No, abbiamo un'altra serie di ori individuali qui, altri bellissimi podi. Daria Accordi, Cristian Andreis, Alessandra Ballerini, Sabina Bianchini, Giulio Carpigiani, Vincenzo Chimirri, Francesca Tommasa De Checchi, Martina Carbin, Tiziana Mesirca, Federica Miotto, Barnaba Peter e Agnese Tiozzo. Siete tanti, ma siete stati bravissimi. L'applauso del presidente della federazione insieme ai nostri ospiti e consiglieri e a tutti voi questa sera a Villa Bonin per i migliori del salto ostacoli. Allora, non andate via, rimanete qui con noi perché adesso andremo a premiare un'altra disciplina, dopodiché avremo la chiusura, ma non la chiusura, è una chiusura con dei saluti, ma poi rimarremo qui tutti insieme per ballare e festeggiare. Ma il campionato regionale Endurance 2016. Aspettiamo qui con noi Gianni De Martin. Allora, Andrea Bortolin, Giulia Pianca, Simone Zambon, Giulia Modolo, Barbara Anna Ederli, Sofì Todaro, Laviani Totti, Tiziano Corrado, Fabrizio Cecchin, Giorgia Marchioni, Daniela Piccin, Andrea Zambon e Sofì Todaro ancora. Siete in tanti anche voi, prima che scendiamo e premiamo da giù. Allora, la stretta di mano e la consegna degli Oscar per il campionato regionale Veneto Endurance stagione 2016. Si parla di premiazione vera regionale. E propria, regionale, chiedo scusa, ma presidente, sì, abbiamo i premi ufficiali e le coppe che riguardano appunto la consegna dei premi del campionato regionale. Benissimo, allora Roberta, certo, gli Oscar e le buste. Loro, l'Oscar se lo meritano alla grande. Ricordiamo allora nella categoria esordienti il primo classificato Andrea Bortolin, al secondo posto Giulia Pianca e al terzo posto Simone Zambon. Un applauso a loro che hanno raggiunto un podio importante di questo campionato regionale Veneto.
sono le medaglie? Consegnate le medaglie. Le medaglie, Roberta, ricordiamole. Facciamo fare un passo avanti ad Andrea Bortolin per il suo oro. Secondo posto per Giulia Bianca. E Simone Zambon per la categoria esordienti. Tu mi stai abbandonando? Sì, ti sto abbandonando perché stavo seguendo la parte di consegna, ma arriva tutto, eh? Arriva tutto. Marco, stai qui con noi. Ti piace? Vedi come si divertono? Clara, e qui ci si diverte, eh? E non l'avete ancora vista scatenata con le danze? Proseguiamo? Andiamo avanti. Avanti. Il nostro vicepresidente Lorenzo Amel prosegue con la consegna dei premi per la categoria debuttanti. Prima classificata Giulia Modolo. Seconda classificata Barbara Anna Ederle. Seconda classificata ex aequo Sofì Todaro. Quarto posto per Lavinia Totti. Categoria Gen B, primo posto ed equo per Tiziano Corrado, Fabrizio Cecchin. Proseguiamo con i secondi classificati, Giorgia Marchioni e Daniela Piccin. Il presidente Clara Campese sta consegnando medaglie, trofei, coccarde per un campionato regionale che si è appena concluso. Si parla della categoria e specialità disciplina dell'Endurance. Quindi non abbiamo solo in mano l'Oscar della stagione 2016, ma meritate le medaglie e i trofei per una cerimonia di premiazione ufficiale questa sera a Villa Bonin. È partito anche un bicchiere. Per la categoria Chen A, primo posto per Andrea Zambon e secondo posto per Sofì Todaro. Chen A, scusate. Noi qui anche doppi premi. Anche per questi splendidi atleti che hanno rappresentato la nostra regione con l'Endurance, un super applauso. Bravi, bravi, bravi. Ringraziamo tutti voi, la musica si abbassa, l'attenzione rivolta nuovamente qui sul palco. Clara Campese torna qui al centro del palco, ma tornerà qui con noi anche Marco Di Paola. Marco, il nostro presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, per favore lo invitiamo nuovamente a tornare
qui con tutti gli atleti veneti che sono questa sera a Villa Bonin, perché la serata degli Oscar che ha premiato la stagione 2016 volge al termine con una serata, direi, Clara, mi confermi, dinamica, diversa, brillante, come lo sei te e come lo è la tua regione, perché questo è quello che vuole il vostro presidente, ma questo è quello che siete voi, una regione dinamica, divertente, allegra e sportiva. E vincente! Brava! A questo punto, voluto fortemente dal vostro presidente, andiamo, anche il cavaliere Vittorio Orlandi, andiamo ad invitare qui con noi, nostro ospite questa sera. Cavaliere Orlandi, lo aspettiamo per una chiusura ufficiale di questa serata. Clara, ok, allora lascio la parola al presidente Clara Campese per questa chiusura ufficiale, ma anche per una cosa particolare che è voluta fortemente da Clara, condivido pienamente, e quindi ascolteremo anche le note di un inno a noi carissimo. Mi chiedono se canto, magari sono stonata. Allora, la serata volge al termine da un punto di vista di cerimonia, di premiazione, però poi proseguirà con un po' di musica, un po' di movimento, giusto per bruciare qualche caloria. Io vorrei chiudere solo con due parole. Vedete al mio fianco il presidente nazionale, l'avvocato Marco Di Paola, alla mia destra il cavaliere Orlandi. La loro presenza ha un significato importante. Siamo tutti d'accordo su questo, è un segnale, ma soprattutto è un esempio, perché a prescindere da quelle che possono essere delle competizioni a livello politico, le persone sono comunque delle persone sportive, delle persone che dimostrano di essere intelligenti, civili e che sanno dare il buon esempio. Questo è un messaggio che do a tutta la regione, a tutte le persone che la pensano o la pensavano diversamente. In questo momento siamo noi responsabili della nostra regione, quindi tutti insieme procediamo sull'esempio di queste grandi personalità che ho al mio fianco. Grazie. Con questa stretta di mano importante andiamo, signori, e vi invitiamo ad alzarvi tutti in piedi perché ascoltiamo le note dell'inno di Mameli. Viva il Veneto, viva il Comitato Fise Regione Veneto. Con questo grande applauso, con questa straordinaria stretta di mano, vi salutiamo, vi auguriamo buona serata e rimandiamo il tutto al prossimo anno, alla prossima stagione. In bocca al lupo a tutti. Grazie da Carlo Rotullo. No, Carlo, no. Vai, adesso mi hai messo qui e finisco io. Aspetta. Vai Roberta. Chiediamo alla nostra presidente un passo in avanti, perché visto che lei prima ci ha stupito, la stupiamo anche noi. Grazie Clara. Ci voleva. Ma manchi tu. Come, come io? Come fai ad andare a casa senza la targhetta di Fise Veneto? Grazie ragazzi, grazie. Oddio, abbiamo mi è volata la medaglia. Grazie davvero. All'anno prossimo.
Il metodo più conveniente per far conoscere i tuoi prodotti a chi pratica l'equitazione? RideTV.it. RideTV.it offre inserimenti pubblicitari su misura, con contatti mirati e garantiti. Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it.